Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Gabriele D'Annunzio a Livorno, di Patrizia Poli. Gabriele D'Annunzio, nato nel 1863 e morto nel 1938, conobbe Livorno in gioventù, quando il critico letterario Giuseppe Chiarini lo invitò per un colloquio. Acquistò una villa a Castiglioncello, fra Punta Righini e la baia del Quercetano, per trascorrere i suoi ozi edonistici e, dopo una notte d'amore, la ribattezzò Godilonda. Godilonda è una delle più belle ville della costa toscana e, dopo aver fatto da dimora al noto poeta, ebbe varie vicissitudini. Passò di proprietà alla famiglia Bulgari per poi diventare sede di un albergo, ora chiuso. Quanto a Castiglioncello, oltre a essere nota per la presenza di D'Annunzio, è stata negli anni 50 e 70 una delle mete di vacanza più ambite dal cinema italiano. Qui venivano a trascorrere l'estate Mastroianni, Sordi, Gassman, che spesso avevano ospiti, e si incontravano con Zeffirelli, Fellini, Antonioni, Comencini e Visconti. Tornando a D'Annunzio, lo si vedeva spesso all'ippodromo di Ardenza. Esiste una foto del 1907 che lo ritrae insieme all'amica Duchessa Massari. Lo ritroviamo poi nel 1908, insieme a Mascagni, fra gli invitati a un ricevimento organizzato da Guido Sciaies. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.